Ben ritrovati amici a questo nuovo video di iTechnoForum. Dopo un po' di tempo ci ritroviamo qui oggi a recensirvi la nuova applicazione dopo la chiusura di Shark Movie, di Shark Film, a recensirvi la nuova applicazione che vi permetterà di vedere i film gratuitamente sul nostro dispositivo Android. Allora, iniziamo con dire che l'applicazione da cercare sul Play Store è Motofilm e avremo i primi due risultati, la versione Lite e la versione Pro. Diciamo che la versione light ha tanti film e ha qualche banner pubblicitario, quello sparso, mentre la funzionalità della versione pro è quella di avere tutti i film disponibili e di non avere alcuna pubblicità. Io però ho installato la versione light, visto che comunque Shark Movie non funzionava più, e adesso la vado ad aprire e la andiamo a vedere insieme. Ovviamente la grafica non è delle migliori, si poteva fare di meglio, ma già a vedere dall'applicazione, dall'interfaccia dell'applicazione, risulta molto facile consultarla. Allora, dove vediamo Pro? Non possiamo accedere perché dobbiamo comprare la versione Professional dal costo di 1,79 euro che acquistare dal Play Store. Mentre dove possiamo vedere Go, possiamo vedere o scaricare direttamente il film che è messo a disposizione. Poi, tasto di ricerca per ricercare qualsiasi film. Io ad esempio vi faccio vedere che Jobs, che ho già ricercato, è già presente in versione gratuita sull'applicazione Motofilm. Tendiamo. Allora, come possiamo vedere, abbiamo più possibilità. Qui abbiamo la versione in italiano, un intero film in italiano. Qui abbiamo Jobs sottotitolato e poi abbiamo ovviamente altri film. Clicchiamo su guarda video per guardare il video e ci darà diversi link per scaricare o vedere direttamente il video. Clicchiamo sul primo, ci dirigerà a una pagina del browser dove è presente il film. Vediamo se è completo, tendiamo il caricamento e controlliamo. Andiamo a mettere a tutto schermo. Ovviamente caricherà tutto il video, quindi un po' di lentezza ci sarà. Vediamo ancora, aspettiamo. Ok, qualora non dovesse partire comunque il film, ritorniamo indietro con l'applicazione e andiamo sul Play 2. Play 2, basta cliccare su Play e attendere appunto che il video si carichi. Poi possiamo anche decidere di poterlo anche scaricare. Ecco qui, il video è già partito. Possiamo anche, vediamo se possiamo. Dobbiamo mettere la rotazione schermo. Così vediamo se riusciamo a vederlo meglio. Eccolo qui. Questo è il film completo e specialmente in italiano che noi andremo a vedere. Questo sono solo spezzoni del film. Vediamo quando parlano. Quindi, come potete già sentire, è totalmente in italiano. Torniamo indietro, vediamo cos'altro dovevo farvi vedere. Ovviamente non cliccate sui banner pubblicitari perché non servono. Poi torniamo alla home, diamogli tempo comunque di caricare. Ecco, qui già possiamo vedere più film in versione professional. Abbiamo la suddivisione anche dei film in categorie, possiamo anche vederla. E diciamo, questa è tutta la nostra applicazione. Speriamo che almeno resti per un po' sul Play Store. Che devo dirvi? Spero che questa guida possa esservi utile, spero che questa recensione possa fare al vostro caso. Vi ho recensito l'applicazione Motofilm Lite, la Professional la recensirò tra un paio di giorni. Ovviamente iscrivetevi al canale, commentate se qualcosa non funziona sul vostro dispositivo. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook ufficiale Tecnoforum.
e ovviamente restate sempre sintonizzati su www.itecnoforum.altervista.org. Detto questo, ciao da Angelo Ruggeri.